Oh, eccoci ritornati sul canale con una nostra vecchia, 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 vecchia conoscenza. L'anicubico con la Photon D2. Ha cambiato anche colore perché di regola siamo abituati a vedere l'anicubic in giallo Giallo. tendenzialmente. Questa volta abbiamo un fashionissimo azzurro che le dona davvero molto. No, infatti, veramente sono contento di tornare a parlare di Anycubic, che comunque è un player nel mercato delle stampanti a resina rilevante, in modo tale, insomma, come sempre, da fornirvi più informazioni possibili, perché alla fine, insomma, questo è quello che cerchiamo di fare. Volevo anche ringraziare in realtà Grace, che è la PR di Anycubic, che adesso ha cambiato lavoro, e scusarmi già con Matthew, che è il nuovo PR, perché siamo già in ritardo, però sto giro è colpa anche di Anche mia Francesco, che ha preso il stavolta. Covid. Sì, Quindi ero esatto. pronto, registriamo Maurizio il Covid. No, guarda, ma il Covid, guarda, è stata la scusa migliore degli ultimi anni. Cioè, in genere, quando c'è qualche problema di delay, cioè, il Covid. Sì. Esatto. Ma qualcuno l'ha avuto? Il Covid. Infatti, no, Ok. il problema è In che questo caso l'ho stavo avuto io veramente. quindi Però, niente. almeno, siamo qui. Allora, Anycubic Photon D2, stampante a resina 2K. Abbiamo, la prima cosa che ho notato, è che io in genere apprezzo, anche se è un dettaglio, la conchetta praticamente dove abbiamo al di sotto il FAP, che ha praticamente tutto. Tutto nel senso che ha il misurino di quanta resina c'è all'interno e soprattutto il beccuccio per poter risvuotare, Svuotarla, sì. Così. esatto, nei contenitori. Ha praticamente tutto. È una cosa che mi piace Ah, vedi, loro particolarmente. non hanno messo il E nastro te l'ho detto, adesivo. vedi, queste non tutte ce l'hanno il nastro. Guarda come si vede, rispetto ad altre stampanti, guarda come si vede bene Eh sì, il super, sotto. infatti, Sì. non essendo una stampante 4K, il loro, diciamo, punto di forza nel promuovere la potenza della lampada, e devo anche dire che il design industriale è molto ben Io un fatto. B-roll per far vedere come dentro lo farei. Ok, lo facciamo Eccolo, infatti lo dopo. starete vedendo. E devo dire che tutto sommato la stampante, come sempre per questo tipo di formato, arriva in un pacco classico. L'unica cosa Diversa, ecco, diciamo diversa è così. che quando apri da sopra la stampante per disimballarlo, ovviamente ti trovi l'imballo. Il problema è che l'imballo ha questa forma qua. Ed è un qualcosa tra il simpatico e il Lo Squid cringe. Sì, o è lo Game. Squid Game, non lo so, cioè questo noi l'imballo l'abbiamo già buttato, ma io questo Oh, però l'ho conservato. Se ci pensi, già, cioè, è una cosa stupida, però il fatto che l'abbiamo conservato, cioè, comunque ci ha fatto Fatto sorridere, è troppo ridere. stata un po' bella come cosa. Voglio diventare un personaggio tipo quello. Vabbè, comunque, era un dettaglio che volevamo farvi vedere perché è stato simpatico. Vabbè, soliti accessori, chiavi, Filtri, filtri, eccetera, eccetera. sì. E dobbiamo sempre ringraziare Anycubic che ci supporta in maniera diretta donando 2 litri di resina, ovviamente Anycubic, grigio, che è l'ideale per Per tutto mostrarvi i praticamente. risultati delle stampe, tra l'altro. Quindi grazie anche per la resina, i risultati sono ottimi. E no, non poteva essere diversamente. Metti la resina, stessa marca della Beh, anche perché voglio stampante. dire, l'abbiamo utilizzata per anche su altre stampanti la resina Anycubic Sì, infatti. ed è veramente Devo ottima. dire che se proprio devo trovare, cioè, se vogliamo parlarne, mi sembra un po' più liquida di altre marche come tipologia, ma poi una volta curata e preparata, tutto Sì, no, sommato, è ottima. infatti, Veramente ottima. a livello di calibrazione, esperienza, diciamo al primo avvio, nessun problema, tutto spiegato nel materiale informativo. La Anycubic ha un sistema di ancoraggio a 4 viti, due Ah, per sì, ogni lato l'abbiamo già visto anche in del altri letto, modelli. esatto, che nonostante non abbia mai avuto problemi col sistema Elegoo, a me dà più sicurezza, cioè ditemi quello che volete. Tra l'altro, sempre Anycubic, come dire, esalta il pattern a scacchiera al di sotto del piano di stampa. Sentite, se ve lo devo dire, io non ho Non trovato cambia differenza. niente. Cioè, a livello di adesione o roba strana, Sembra non cambi veramente niente molto. di che. Però, tutto sommato, posso dire che il design generale della stampante è molto curato e, diciamo, fornisce un senso di pulizia. Sì, è vero, pulizia, ordine e soprattutto massiccio, Sì. Vabbè, cioè ti dà di bella, bella come deve solida. anche essere. Ma Ma non è detto, cioè non è detto, cioè, ci sono capitate alcune sì. stampanti che magari erano un po' ciondolanti, ecco, Plasticose, sì. plasticose.
Ma come dire, torniamo all'esperienza di stampo. Un dettaglio che volevo far notare, che ho apprezzato, che di regola l'interruttore per accenderla e spegnerla si trova sempre di fianco alla presa di corrente. Questa volta ce l'abbiamo al lato, dato che molto spesso, anche quando vengo a spegnere le stampanti la sera, quando sono Andare. finite le stampe, ogni volta mettere la Dov'è mano dietro, dietro? questa è dietro, vediamo dov'è il cavo di che qua. Invece questa c'è un praticissimo bottone al lato, molto rapido, che appunto è distaccato dall'ingresso dell'alimentatore, che tra l'altro è dove c'è anche l'ingresso della chiavetta USB per la stampa. Fino a qui la recensione è andata perfettamente, però c'è qualche problema anche qui. Allora, prendiamo per esempio questa stampa che state vedendo nel dettaglio. Apparentemente può sembrare perfetta, ma abbiamo un problema di cellulite. Infatti, se andiamo a vedere nella parte posteriore, possiamo notare un sacco di puntini sulla pelle, quindi sulle cosce, anche sui capelli. Ovunque. Comunque, Lo vedrete nel ovunque. B-roll 4K. Esatto, ovunque. Se la vai a mettere appunto nella posizione in cui è stata stampata, dovrebbe essere così, No, ecco. è sia dal piano così. Sì. Sì, esatto, praticamente no, l'avevo messa praticamente considerando il piano così. Ok, ho cercato ovviamente di massimizzare il volume di stampa. Più o meno questa è la dimensione Massima, diciamo, di una massima, sì, stampa. di una stampa, più o meno. E purtroppo il problema è che utilizzando il software suo, come ogni stampante che utilizziamo, quindi il software di Anycubic, abbiamo avuto un problema con i supporti che lasciano dei segni vistosi sulle stampe. Il che è un grosso problema perché, appunto, se andiamo a vedere, per esempio, qui la parte frontale è perfetta, cioè abbiamo dei dettagli davvero impeccabili, basti vedere il viso ed è davvero fantastica. E Però sì. aggiungo, non per fare pubblicità, ma perché è vero, la finitura di questa resina è molto piacevole al tatto. Anche Devo sì, è vero. dire, cioè, ora, questo extra non. Però appunto c'è questo problema dei supporti che lasciano questi segnacci molto brutti. Eppure, cioè, siamo abituati a trattarla, diciamo, nella maniera migliore in cui va trattata. Cioè, appunto, wash and cure, staccare in maniera attenta e tutto quanto. Però i segni rimangono comunque sulle stampe. Staccare i supporti prima di Prima fare di la fare la cura, cura, sì. quindi, cioè, teoricamente situazione ideale. Poi dateci un minimo di credito, cioè quanti cazzo Sì. di Sì, supporti abbiamo rimosso. infatti. Quindi siamo delicati, Ma guarda, sono vero? più supporti che le stampe, Le probabilmente. manine di fata. Vabbè, Sì. insomma, il problema era palese e soprattutto irritante, perché tutto sommato, soluzione perfetta. Metti la cosa, supporto automatico, esce stampa, bellissimo. Che abbiamo fatto? Semplicemente abbiamo preso un altro slicer, abbiamo messo le dimensioni della stampante nello slicer, creando diciamo un modello simile. Abbiamo preparato il modello con i supporti di un altro slicer, abbiamo esportato il modello 3D, supporto più modello, l'abbiamo messo in stampa dal software della Anycubic. Cubic. Ragazzi, il risultato perfetto, cioè i punti dei supporti sono a malapena visibili, No, cioè io per esempio là non li ho notati. ci sono, Ci ma sono, ma cioè cioè non. sono i classici punti di supporto, cioè Sono trascurabili. nessuno dice che non è possibile, cioè non devono vedersi, ma siamo a un livello di evidenza nell'altro caso inaccettabile. Invece, come potete vedere dal No, B-roll, qui Mauri, cioè, anche perché poi in un video che vedrete successivamente, mi sa sul canale di Parliamo di Videogiochi, se ci si lavora sulle stampe, cosa che noi non facciamo, ce la fai a sì, togliere i però. punti. Però più sono evidenti, più mazzo ti devi Sì, fare, ecco, diciamo infatti. così. Quindi, essendo riusciti a stampare quel modello che, come potete vedere, è di una complessità veramente importante, nonché molto bello, abbiamo, diciamo, deciso che tutto sommato il problema ris era risolto. Pertanto, ho deciso anche in onore del passaggio al cinema del film Di Evangelio. Evangelion Cinematic 3.0 più 1 U, com'era? Three Upon a Time, quindi non sono un nerd di Evangelion. Ho stampato un Asuka e una Rei a dimensioni massime in realtà, quindi non in proporzione. Vabbè, quella che ha rotto le scatole è stata Rey con Con la la Longinus, Longinus. sì. Però tutto sommato, come potete vedere dal B-roll, qui i punti di supporto ovviamente ci sono, ma Non sono come questi, tra ecco. l'altro aggiungerei che in una stampa delicata e sottile come quella direi dei punti di attacco di quella dimensione l'avrebbero devastata proprio come qualità. Quindi, cosa dire?
Questa stampante ci ha sicuramente convinto, perché a livello di macchina, proprio hardware, è eccezionale. Non ha veramente ben costruita la, come dire, l'esperienza utente è comunque estremamente semplice. Sicuramente il problema dei supporti può essere facilmente risolto sia con un upgrade del software Anycubic o aspettando che, per esempio, altri slicer si facciano avanti, diciamo, per supportarla. Sì, ma poi dipende molto dal produttore. Sì. Tutto sommato, devo dire che è una stampante che io consiglierei. E allo stesso tempo posso anche dire che non sono particolarmente sorpreso da questo, quindi è stato un piacere recensirla, insomma, io la consiglio. Se siete... Mi sembra un po'... la diatriba Canon Nikon. Canon Nikon, vabbè, quindi se siete team Anycubic sicuramente l'apprezzerete. Sì, sì, nulla da dire. Beh, io credo che abbiamo detto tutto. Sì. Si può richiudere e con questo possiamo darvi appuntamento a un prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao.